Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti, non dalle parole. Perché a volte le parole sono una fonte di malintesi. Dal Piccolo Principe. Torniamo a farvi compagnia anche oggi con Fuori Tempo, già e non ancora. Un po' ha annunciato l'argomento del giorno il Piccolo Principe, con la frase che di solito apre questo nostro spazio. Fare attenzione soprattutto agli atti per giudicare una persona e non tanto alle parole. E proprio di questo parleremo con due ospiti eccezionali che hanno creato un blog dedicato alle tecniche di comunicazione. Scopriremo con loro quanto importante sia e anche il linguaggio del corpo. Poi ci sposteremo come sempre nella farmacia Sant'Anna di Genova con frate Ezio Battaglia, che quest'oggi sottolineerà l'importanza del curarsi in modo naturale. Nel secondo tempo, quello dedicato al non ancora, ritroveremo due amici che hanno partecipato come uditori al Sinodo Straordinario della Famiglia, e sempre di famiglia parliamo con la rubrica dedicata al Vangelo di Maria e ai misteri vissuti in compagnia di Andrea Torquato Giovanoli. Quest'oggi il quinto mistero gaudioso. Intanto voglio raggiungere subito dall'altra parte dello studio i miei ospiti. Sono simpaticissimi, disponibilissimi, preparatissimi, ma sono anche pericolosi. È una battuta, non abbiate paura, perché infatti vi renderete conto che ad averceli di fronte ci potrebbero smascherare. E allora cambio un po' il tiro, si tratta di Fabiola e Paolo. Fabiola Sacramati, Paolo Sciamanna. Lei è esperta di comunicazione umana e professionale, lui è esperto di comunicazione aziendale. Benvenuti! Grazie. Grazie, un saluto a tutti. Intanto grazie per essere qui. Vi ho presentato un po' in maniera strana, siete simpaticissimi, questo lo vedranno anche i nostri telespettatori, e vi occupate di comunicazione. Sì. Com'è nato il vostro blog, che si chiama comunicareconvincere.com, di grande successo, siete poi tra l'altro la coppia più famosa del web a livello formatori. Di formazione, esatto. Una coppia di formatori, giustamente. Sì. Una coppia non nella vita, ma sul campo lavorativo, e sicuramente sì, è sì, una grande passione quella che portate avanti. Allora, raccontateci di voi. Boh, insomma, sinteticamente, dopo più di 20 anni di esperienza che ognuno di noi ha avuto nel campo del lavoro che abbiamo fatto in alcune aziende importanti e di grandi dimensioni, poi dopo abbiamo iniziato a fare i consulenti e i formatori, e abbiamo deciso circa 1 anno e mezzo fa di mettere insieme, un po' lavoravamo già insieme da tempo, poi in alcuni progetti che ci coinvolgevano in vari ambiti, e abbiamo pensato e deciso di mettere in campo questa nostra esperienza insieme e di metterla in rete. Quindi poco più di 1 anno fa, a giugno del 2013, abbiamo lanciato il nostro progetto che tu, Anna Maria, ricordavi, cioè che è il blog comunicareconvincere.com, e soprattutto, e anzi insieme a quello che ci ha dato un momento di una certa notorietà, il nostro canale YouTube, che anche quello è comunicareconvincere.com. Sia nel blog che nel canale YouTube parliamo di comunicazione umana anche in vari ambiti, che sono sia i rapporti tra le persone, i rapporti tra uomo e donna, le tecniche di vendita, le relazioni che si possono creare in azienda, i conflitti generazionali in azienda e via dicendo. Tutto quello che abbiamo maturato un po' negli anni abbiamo cercato di metterlo un po' a disposizione dei nostri, in questo momento, appassionati seguaci che ci seguono nel blog. Vi do solo un paio di numeri. Sia il canale YouTube che il blog stanno facendo, il canale YouTube dalle 1000 alle 1200 visualizzazioni al giorno, e il blog circa 1000 al giorno ne sta facendo, quindi entrando in contatto tra le 2000 e 2500 persone al giorno, e che insomma per il tipo di attività, i contenuti che noi mettiamo, per noi è un successo assolutamente straordinario.
grande successo, lo confermo anch'io che sono una dei seguaci da poco tempo, però Lo so, subito allora. avete colpito anche la mia attenzione, seppur insomma sono alle prime armi. E chi si occupa di comunicazioni sa bene che tra le persone passa principalmente anche la comunicazione, il canale non verbale. A questo forse può rispondere Fabiola, non perché Paolo non ne sia capace ovviamente, ma perché vogliamo sentire anche la voce di una donna convinta e ostinata in tutti i campi. Sì. Beh, il linguaggio non verbale è fortemente comunicativo. Bisogna sempre tenere presente che la parola copre nell'efficacia della comunicazione appena il 7%, quindi tutto il resto è non verbale. Ad esempio, soprattutto nell'occasione di un primo incontro, quindi della cosiddetta prima impressione, il linguaggio non verbale fa il padrone, è dal linguaggio non verbale che si determina la prima impressione, se una persona ci piace o non ci piace, se la consideriamo bella, brutta, onesta, disonesta, tutto parte da lì, dai pochissimi secondi della cosiddetta prima impressione. E se teniamo sempre presente che non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione, ecco, questo fa riflettere quanto è importante il linguaggio del corpo nella comunicazione. Fabiola, Paolo ci diceva dietro a telecamere spente che sono sufficienti 7 secondi. Ha detto vero, ha detto il vero. In 7 secondi si forma una prima impressione. E se questa prima impressione non è positiva, ci vogliono ben 7 ulteriori occasioni di buone impressioni per sfatare la prima impressione negativa, quindi per sostituirla con una positiva. Quindi una brutta prima impressione, per correggerla occorrono 7 successive buone impressioni. Pazzesco. Almeno 7, forse anche qualcuna di più, ma non di meno. A voi è mai capitato di sbagliarvi nel giudicare qualcuno che avete di fronte da 7 secondi? Sì, la prima impressione non è che sia sempre veritiera, corrispondente al vero, è molto istintiva, quasi animalesca, per cui può essere anche un po' affrettata. Poi concorrono anche, non so, pregiudizi, esperienze precedenti, il cosiddetto effetto alone, quindi il ricordo di qualche esperienza precedente che condiziona quella successiva. Quindi non è che la prima impressione per forza di cose sia quella giusta, no. Assolutamente, però si forma in 7 secondi. E questo è estremamente importante se pensiamo, non so, ad esempio ad un colloquio di lavoro, oppure ad un appuntamento con un cliente importante, oppure ad un incontro con una persona che ci piace e che vorremmo magari conquistare. La prima volta che un ragazzo all'università fa i primi esami. Ecco, quindi Paolo, a questo proposito, visto che sono anche tanti i giovani che ci seguono, sapresti dare qualche consiglio ai ragazzi che magari devono presentarsi ad un colloquio di lavoro per avere successo ed uscire da quella stanza, insomma, soddisfatti? Allora, certo. Allora, intanto, però, la prima regola importantissima, se devono andare in quella stanza, ci devono andare preparati, questo diciamolo. Le sicuro. Però qual è la cosa che potrebbe poi giocare a loro sfavore? Le persone che sono anche molto preparate, però poi non riescono con il linguaggio del corpo a dare questa sensazione, a colpire, a fare colpo, rischiano di vanificare tante ore che hanno passato sotto ai libri. E allora, come si fa la prima impressione positiva? Cominciamo a dare proprio qualche indicazione tecnica. Pensate, adesso ti dico, Anna Maria, ti è capitato qualche volta, tu entri in un bar, ti sarà capitato 1000 volte che entri in un bar per la prima volta. Vedi un barista che ha la faccia molto seria, la bocca all'ingiù, quando ti saluta ti dice buongiorno, guarda un po' da un'altra parte, con le spalle tutte curve in avanti. Tu non hai una prima buona impressione. Probabilmente in quel bar non ci tornerai mai più. La stessa cosa avviene nei rapporti interpersonali, anche per esempio in un colloquio di lavoro. Come può fare la prima impressione positiva e rendere più efficace quello che ha studiato questo ragazzo? Allora arriva con il viso ben visibile,
il volto sorridente, deve avere un'aria solare, deve stare con le spalle belle, dritte, rette, non deve stare ripiegato su se stesso, il collo alto, e ovviamente deve un po' esprimere positività. Questo colpisce immediatamente in maniera positiva quel professore, ma poi dicevamo, ma potrebbe essere un cliente, ma potrebbe essere una persona con cui si crea una bella amicizia. Quindi no, il linguaggio del corpo non agisce solo in un settore. Funziona sempre perché il nostro modo un po' animale, nel senso più bello del termine, che abbiamo per relazionarci, con gli altri. E quando invece abbiamo di fronte, tutto questo è chiarissimo Paolo, quando invece abbiamo di fronte una persona che mente, si può smascherare altrettanto facilmente? Sì, si può fare. Ci sono dei segnali sempre del linguaggio del corpo, che sono degli indici piuttosto inequivocabili di menzogne. Il primo, per esempio, è il contatto oculare, cioè la persona che mente tende a non mantenere il contatto con gli occhi dell'altro, tende o a guardare a destra, a sinistra, in basso, in alto, comunque cerca di sfuggire il contatto, lo sguardo del proprio interlocutore, perché teme di essere in qualche modo scoperto. Si dice che gli occhi Lo siano lo specchio specchio dell'anima. dell'anima. Ecco, oppure al contrario, chi mente ed è magari come dire, un mentitore seriale, cioè un abituato a mentire, tende a guardare fisso gli occhi dell'altro, avere uno sguardo molto fisso, molto dominante, perché in qualche modo vuole controllare le emozioni dell'altro per essere sicuro di riuscire ad essere sufficientemente coinvolgente. Sufficientemente falso. Sì. Quindi. Quindi con gli occhi, il tipo di sguardo è un indice piuttosto importante per riconoscere la menzogna. Poi ce ne sono Ma anche sì, altri Adri, di ci indici. ricolleghiamo a quello che dicevamo poco fa, il resto del corpo. La persona che sta mentendo, una delle cose che fa molto spesso è portare le mani sul volto e principalmente nella zona della bocca. Il linguaggio del corpo non mente mai, è come se il corpo dicesse: ma che diamine sto dicendo? Quindi è meglio che mi copro la bocca. Quindi mettere le mani nella zona della bocca, verso la testa, gli occhi, cioè questo movimento molto attivo nel volto spesso è indice di menzogna. Oppure due persone stanno sedute, quella che sta mentendo molto spesso tende a cambiare spesso posizione sulla sedia, cambia, prima aveva la gamba accavallata a destra e poi ci mette a quella a sinistra e poi torna di nuovo a quella a destra. Se io sto mentendo a Fabiola, può darsi che cominci a assumere una posizione un po' più di questo tipo, perché è come se gli voltassi un po' le spalle, è come se il corpo dicesse: non voglio vedere, cioè sto facendo qualcosa che non va. Quindi i segnali del linguaggio del corpo sono tanti, ma poi ci sono altri segnali anche nel modo di parlare, vero Fabiola, della menzogna? Sì, per esempio, colui che mente tende ad arricchire di tantissimi dettagli il racconto che fa, dettagli non richiesti, dettagli del tutto inutili. Fa un racconto molto molto minuzioso. Normalmente la persona sincera è molto più diretta in quello che racconta, è molto più asciutta. Poi, ad esempio, chi mente, per verificare se la persona che ci sta mentendo, magari abbiamo qualche sospetto, no? Per verificare, possiamo fare questa prova. Cambiamo, improvvisamente argomento. La persona che mente è molto felice del fatto che si Non gli cambia sembra argomento. vero, Sì, lo sta perché aiutando. finalmente, no, si toglie dal ghiaccio. Quindi lo vediamo sollevato e ci segue tranquillamente nell'altro argomento che abbiamo appena preso. La persona invece sincera la vediamo che rimane un po' spiazzata, un po' sbalordita e magari cerca di fare un passo indietro per ritornare Riprendere il filo. al discorso che si stava facendo. Poi, ad esempio, la persona che mente non vuole ripetere la menzogna perché ovviamente teme di cadere In in contraddizione. contraddizione o di non ricordarsi esattamente tutte le stupidaggini che aveva raccontato un attimo prima. Quindi non ama ripetere, gli si può chiedere quindi di ripetere per una seconda volta la cosa che ha detto. Il mentitore lo vediamo un po' indispettito e magari fa un po' di fatica a ripetere. La persona sincera ovviamente non ha nessun tipo di problema in questo senso. E comunque viene fuori anche la coerenza.
in quello che si è appena raccontato. Certo. Quindi, insomma, Certamente, tantissimi certamente. suggerimenti. Adesso ne abbiamo dati pochissimi, però sicuramente hanno attirato l'attenzione di chi ci segue. Tutti gli altri sono visibili Sì, sul ce ne sono canale ancora di tanti. YouTube, dedicato appunto a Fabiola e Paola, o meglio, dedicato a voi che potete andare sicuramente a vederli. Ma il loro lavoro, quasi 50 anni di esperienza in due, questo si legge anche sul loro blog, fa sì che. Mezzo secolo di esperienza online. Ma non si sentono, non, né si sentono né si vedono comunque. Complimenti a tutti e due. Si possono vedere su Grazie. questo sito, sul blog comunicareconvincere.com, che vi invitiamo a visitare perché poi ci sono tantissime altre sezioni, tantissimi altri argomenti. E naturalmente, come vi dicevo prima, il canale YouTube. Sono anche, delle scenette di vita proprio pratica di tutti i giorni, quindi la mettono su proprio loro due, Fabiola e Paolo. Intanto vi ringrazio. Avremo modo magari di risentirci o di mostrare anche noi qui per Padre Pio TV alcune di queste scenette, quindi per migliorare anche un po' le nostre comunicazioni e quindi le nostre relazioni con gli altri. Intanto vi facciamo tantissimi complimenti e tantissimi auguri, soprattutto. Grazie Il vostro mille. profilo è anche presente su Twitter, Fabiola e Paolo. Ancora complimenti e grazie di cuore. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori di Telepadre Bio TV. Grazie, alla prossima. Alla prossima! Ciao. E dopo aver imparato qualcosa in più su come si comunica anche attraverso il linguaggio del corpo, vogliamo capire meglio anche come ci si deve alimentare in maniera naturale, come curarsi, grazie alla presenza di Frate Ezio Battaglia, che raggiungiamo subito nella sua erboristeria di Genova. Ciao, Frate Ezio. Ciao Anna Maria. Il Di che cosa ha bisogno questo nostro corpo? nostro corpo ha bisogno di un sacco di cose. Innanzitutto cominciare a fare il punto della situazione per vedere a che punto è il nostro corpo, capire le nostre inclinazioni, di cosa ha bisogno il nostro corpo, se è già una situazione in cui per esempio fa attività fisica oppure no, se ha bisogno di più acqua oppure no. Quindi ogni tanto sarebbe bene fermarsi un momento e dire: ma sto facendo quello che è importante per il mio corpo, ho bisogno di qualche integratore, devo fare un po' più di movimento, magari vado a fare un'analisi del sangue per vedere com'è la situazione. Sembra banale, ma io incontro persone che sono 10 anni che non hanno mai fatto un controllo, ad esempio, del sangue, mentre sappiamo che a volte è fondamentale vedere certi parametri per capire se tutto va bene o se il nostro corpo ha bisogno di qualche piccola revisione, di qualche piccola manutenzione, diciamo così. Quindi, partendo da questo punto della situazione, è importante ritornare ad adottare un ritmo di vita regolare, cioè senza forzare i nostri ritmi biologici. Ad esempio, ovviamente, prima di tutto il sonno. Sarebbe fondamentale avere un ritmo regolare del sonno. Io dico, si può anche sempre andare a dormire alle 5 del mattino se ho una serie di attività che mi porta a quello, però sarebbe bene normalmente allora sempre andare alle 5 del mattino, cioè avere comunque un ritmo regolare, anche se non è regolare nella media delle persone in Italia, ma possibilmente avere proprio sempre lo stesso ritmo. È Ma di ovvio che quante se ore poi per abbiamo bisogno? il sonno abbiamo bisogno almeno di 7 ore, per gli Cambia. adulti Ecco, e qualcosa di più per i bambini, diciamo. scusami, fratello, Ovviamente dipende pure dall'età, no? dipende dall'età, dalla situazione. Tutto quello che dirò anche oggi non è uguale per tutti, ovviamente, ma varia da persona a persona, da stato di salute, da età e da tanti altri fattori. Quindi sicuramente per tutti è fondamentale fare delle attività fisica ogni giorno, imparare a respirare correttamente, perché troppo spesso il nostro corpo è carente di ossigeno. Quindi apprendere qualche tecnica di respirazione più adatta alla persona potrebbe già essere un punto di partenza importante. In qualche incontro successivo ne vorrei parlare poi, però in un secondo tempo, perché ci vuole appunto forse un incontro intero. Esatto, sì, perfetto. Un'altra cosa importante è mangiare bene. Mangiare bene non significa mangiare troppo, ma significa mangiare con una dieta molto varia. Sono cose che sappiamo: mangiare frutta, mangiare verdura, bere molto, anche per purificare e idratare l'organismo, almeno 2 litri d'acqua al giorno. Ricordiamoci,
se una cosa è molto buona vuol dire che va mangiata poco, è sempre una regola abbastanza generale, purtroppo, ma ci è così. Ci siamo arrivati tutti a questo, eh? Esatto, sì, è vero, ci siamo arrivati a fatica, ma ci siamo arrivati. È importante curarsi in modo naturale, e qui vorrei fare proprio un inciso, perché è molto importante. Tutti parlano di cura naturale, parlano di medicina naturale, parlano di vivere naturale, si parla anche di vestiti naturali, casa naturale, ma non abbiamo bene idea cosa vuol dire naturale. Anna Maria, il petrolio è naturale? Sì, ma non fa bene. Sì che è naturale. Il petrolio è naturale perché è nato dalla natura, quindi naturale significa proprio dare un qualcosa che mantiene tutte le caratteristiche della natura. E quindi è importante, per esempio, se vogliamo parlare di approccio naturale nel cibo, mangiare la frutta di stagione. Prendere un frutto, che magari un'arancia che, non so, penso a gennaio non sia proprio il tempo adatto delle arance, no, forse sì perché nascono in Sicilia, comunque prendere i frutti fuori stagione non va bene, anche se sono naturali, perché dove crescono sono naturali, però già devono fare un viaggio, già sono mangiati in stagioni diverse da quelle cui siamo abituati a mangiare, quindi per esempio frutta e verdura di stagione, frutta e verdura fresca, al massimo surgelata, ma non certo precotta o sotto sale o in quegli intingoli strani. Questo è molto importante. E poi ci dicevi, quindi ce l'accennavi, riprendiamo l'ambiente, la casa, esatto, propria. Bisogna prendersene cura, perché poi è lì che cresciamo, ci formiamo, passiamo, esatto, la maggior parte del nostro tempo. Sì, la casa è intesa non come l'abitazione dove passiamo tante ore, specialmente di solito la sera, la notte, ma la casa anche come ambiente. Quindi intanto è importante nella casa cercare, tanto possibilmente, ma quello è molto difficile, avere una casa in un luogo dove l'aria è un po' più pura, però questo è un lusso che non tutti possono permettersi. Sicuramente, per esempio, di notte, specialmente nelle case dove in città, eccetera, prendere quei purificatori d'aria. Io ho tante persone che avevano problemi di respirazione la notte, ho consigliato un purificatore d'aria che filtra l'aria, batte le polveri, eccetera, la purifica, effettivamente ha già trovato un beneficio. Quindi a volte con dei piccoli artifici si ottengono dei benefici molto elevati, specialmente nel tempo. Sono cose che non ti danno beneficio dopo una settimana, dopo un mese, magari dopo anni, e magari non lo sai neanche, perché siccome hai avuto beneficio non puoi sapere cosa poteva succedere se non ce l'avevi. Questo non per fare del terrorismo, ma è vero, cioè è sempre meglio prevenire, non sapremo magari cosa poteva capitarci, ma sicuramente è meglio così. È importante comunque, non solo nella casa, ma nell'ambiente in cui viviamo, avere un grande rispetto dell'ambiente, rispetto della natura, è rispettare se stesso e rispettare gli altri. Una volta quello che noi facevamo sull'ambiente non si ripercuoteva su di noi, ma nelle generazioni future. Adesso cominciamo ad arrivare in punti e in luoghi cui, anche se faccio quel poco che faccio, già rischia di ripercuotersi contro di me. Quindi, se non altro, è bene farlo per se stessi, che poi è sbagliato farlo solo per se stessi, ovviamente lo si fa per tutti. E cioè promuovere delle modalità ecosostenibili di consumo. Se ne parla tanto, se ne parla sempre di più, ma è molto difficile. Non so lì da voi, qui a Genova la raccolta differenziata ad esempio fa molto fatica, vedo le persone che buttano tutto assieme, vetro, carta, lo buttano velocemente perché sono di fretta, quando basterebbero pochi minuti per sentirsi anche meglio, per sapere di aver fatto una cosa giusta, ecco. Queste sono solo cose generiche, poi nei incontri successivi approfondiremo pian piano il discorso del mangiare, il discorso del dormire e altre cose. Adesso più che altro ho voluto fare un excursus generale per dare un'idea un pochettino delle tematiche che noi possiamo oramai anche approfondire cercando su internet o leggendo dei libri, perché comunque sono cose fondamentali che dobbiamo conoscere. Perdere un po' di tempo per approfondire è importante. Non è tempo perso, soprattutto. Esatto, assolutamente, Anna Maria, assolutamente. Bene, sì, bene, sì. Bene. Insomma, fratezio, anche oggi abbiamo capito, in particolare oggi abbiamo capito, che le cose più buone fanno male, che non dobbiamo nutrirci di petrolio
E possiamo andare a dormire anche alle 5 del mattino, purché insomma lo si faccia sempre. Ma ovviamente una volta uno fa un'attività fuori sabato sera e va a dormire tardi, non c'è problema. Però il problema è una volta vado alle 7 di sera, non succede mai, una volta vado alle 11, una volta vado a mezzanotte, una volta salto, anche per chi studia. Sarebbe bene, a parte magari il giorno prima dell'esame che vuoi studiare un po' di più, anche se ritengo che sia sbagliato, però un giorno non cambia molto, ma avere un ritmo di vita regolare, quindi sto preparando un esame, ci vuole un mese, non lo so, cercare veramente anche nel sonno di farlo sempre agli stessi orari, questo aiuta molto anche l'apprendimento, tra l'altro. Ovvio, poi l'eccezione certo, si può tollerare, sempre. Insomma, è passabile. Frate Ezio, suggeriamo anche a chi ci segue da casa di scriverti a info@erboristeriadefrati.it o a consultare il sito www.erboristeriadefrati.it per qualsiasi informazione. Insomma, vista la tua pazienza, la tua simpatia e la tua disponibilità, sicuramente grazie. Ne approfitteranno in tanti. Grazie a te, Frate Ezio. Arrivederci, ciao Anna Maria. Ciao.